Fin da ragazzo, quando lo scoprì, mi colpì sempre l'etimo della parola persona. Persona che significa maschera in latino. Alcuni dicono che sia proprio formata dal verbo personare, personat, cioè suona forte, perché questa maschera che copriva completamente o quasi completamente il viso aveva anche un beccuccio, come si vede anche in maschere del teatro più recenti, che serviva oltre che per coprire il viso, per amplificare la voce. Questa voce rimbombava dentro questa quasi cassa di risonanza di questa personat maschera, e quindi in teatro era utile perché i teatri erano all'aperto, non c'era amplificazione, non c'erano i microfoni. È vero che non c'erano neanche i rumori di fondo delle città di oggi, ma probabilmente la gente già allora non stava tanto zitta e comunque bisognava farsi sentire a una certa distanza, quindi questa amplificazione rudimentale poteva essere utile. Non tutti gli etimologi sono d'accordo su questo collegamento con il verbo personare, personare. Alcuni collegano a una radice persiana, mi pare, fersu, persu, che però non sposta di molto la questione, perché anche il termine persiano indica comunque una maschera. Quindi non ci sono ragionevoli dubbi sul fatto che persona significa maschera. Ci può essere qualche dubbio sul personale, cioè su questo fatto dell'amplificazione della voce, ecco, del far rimbombare di più la voce. A me piace pensare che ci sia anche questo, anche perché se anche non ci fosse stato proprio in un etimo primitivo, poi sarà stato associato. La maschera probabilmente serviva anche a questo, anche se soprattutto serviva a coprire il volto. Ed è questa la cosa suggestiva, perché questa maschera annullava quella che forse oggi potremmo chiamare persona e trasformava l'attore, cioè il corpo dell'attore, l'individuo attore, lo trasformava in altro, lo trasformava in un ruolo. Infatti nella parola persiana, versu, versersu, che alcuni associano a persona, passa poi a significare, oltre che maschera, proprio invece il ruolo, cioè quindi ad esempio il ruolo di un funzionario, il ruolo di un incaricato di qualcosa che è affine alla maschera, è comunque qualcosa che separa dall'individuo, dal soggetto. L'attore con la maschera diventa il ruolo che interpreta, il funzionario, l'incaricato sono il ruolo che interpretano. Cioè noi oggi usiamo per indicare l'essere umano nella sua dignità di persona, appunto, non so come dirlo diversamente, usiamo questa parola persona che in un certo senso è l'esatto opposto, ma forse non è l'esatto opposto, ecco. Io sono abbastanza turbato da questa opposizione, che questa parola manifesta. Perché è vero che è così. Cioè noi siamo dei ruoli, siamo delle maschere. Mi piace pensare anche a persone delle maschere urlanti. La persona è una maschera urlante, una maschera suonante, una maschera che dice io sono questo. Io ti racconto che sono questo, però te lo racconto, sono una maschera. Il corpo che c'è dietro, l'essere, l'individuo, l'uomo, la donna, non ci sono, non ci sono più, diventano altro. Cioè ciò che identifica diventa un ruolo, una storia e potrei dire anche un linguaggio. Siamo persone perché non siamo fatti di carne e sangue e neanche di emozioni,
siamo fatti di linguaggio. Ecco, la persona è un essere fatto essenzialmente di linguaggio, una maschera costruita dal linguaggio. In teatro che cos'è la persona? È un'entità che sulla scena si muove e parla e racconta se stesso, una storia, che però non è il corpo che la muove. Il teatro viso scoperto, io non mi intendo tanto di storia del teatro, ma mi pare che il teatro viso scoperto nasca dopo, cioè che il teatro nasca proprio con questa maschera, che cioè evidentemente non si riteneva che l'uomo, la donna poi nella maggior parte delle civiltà è salita su un palco molto tempo dopo, che l'uomo potesse salire sul palco in quanto sé, interpretando un ruolo, ma con il proprio viso, il proprio corpo, ma dovesse nascondersi dietro questo ruolo, il che in un pezzo di teatro avviene comunque, certo avviene anche senza maschera. L'attore, anche se non mascherato, va sul palco a fare qualcosa di diverso da sé. Facesse anche il pezzo più autobiografico, e comunque sul palco di un teatro, non è a tavola con gli amici, non è nel letto di casa sua, e qualcos'altro sul teatro, nel teatro, persona, maschera. Ma com'è che questa parola, attraverso passaggi filosofici e semantici, è arrivata a indicare invece proprio noi anche quando siamo a tavola con gli amici, noi quando siamo nel letto di casa nostra, noi quando facciamo qualsiasi cosa, la nostra essenza, no? Oggi poi con i problemi di genere questa parola si usa ancora di più, viene sostituita a uomo, che potrebbe essere ambiguo perché esclude la donna in un eccesso di interpretazione grammaticale, secondo me, ma ci può anche stare. Piuttosto che dire i diritti dell'uomo, si preferisce dire i diritti della persona. Quindi proprio persona arriva a indicare l'essere umano nella sua dignità, la dignità della persona. La donna che non è oggetto ma persona, e l'uomo anche, non è risorsa umana ma persona, che è quasi proprio un rovesciamento, perché persona con la maschera è la donna oggetto, è l'operaio sfruttato, perché è quel ruolo, non è lui, ma è quello che deve fare, è l'operaio sfruttato, è lo schiavo, è persona. Noi intendiamo il contrario, ma perché intendiamo il contrario? Come è arrivata questa parola a indicare il contrario? Perché siamo comunque, io credo, rimasti dentro questa idea che comunque il ruolo è tutto. La costruzione della persona, infatti c'è anche chi dice che persone si diventa, non si nasce. C'è anche chi dice che uomini e donne si diventa, non si nasce. Su questo ho avuto molto da discutere nella vita con le persone, perché uno mi dice veri uomini si diventa, vere donne si diventa, la mia domanda è sempre, e chi non lo diventa che cos'è? Un animale? Un ectoplasma? Dire questo significa che esistono degli esseri umani che noi non chiamiamo persone, se noi diciamo che persone si diventa, stiamo attenti perché il nazismo è sempre dietro l'angolo, non molto, molto mascherato con persona. E quindi una questione etimologica, che sembrerebbe abbastanza asettica, ha dentro il cristianesimo ha chiamato persona persino Dio, insomma, no? Le tre persone della Trinità, qui addirittura a Dio gliene abbiamo ficcate tre di persone. Beh, essendo Dio, una poteva non bastare. Cosa siano le persone della Trinità? Io sinceramente non ho mai capito. I preti dicono che appunto è un mistero, non si può capire. Vabbè, i filosofi lo dicono in un altro modo. Io, poi a me Dio non è che interessi molto. Però è significativo che anche lì abbiamo persone, in questo caso anche Dio è un ruolo, no? È un ruolo, è un personaggio, appunto personaggio, e poi un ritorno da persona, abbiamo ricostruito personaggio
dato che ormai persona aveva questo valore, abbiamo creato personaggio che è di nuovo la persona spostata nel teatro, in un romanzo, in una narrazione non reale, non della vita vissuta. E adesso forse ho perso il filo, come volevo dire. Ecco, sì, nel caso di Dio non c'è il corpo dietro, no? Perché Dio, vabbè, a parte che Dio non esiste, secondo me, ma se esiste non ha un corpo, non va a pisciare, non scopa, non ha fame, sete, e quindi è persona e basta, è la maschera e basta, la maschera è tutto. Ma noi allora, forse per assomigliare a Dio, abbiamo seguito lo stesso procedimento, la maschera è tutto, siamo il nostro ruolo, siamo persone, non esseri umani, persone. Oggi questa contrapposizione non ha senso perché si dice che l'essere umano è una persona. I termini qui si ingarbugliano molto, eppure c'è qualcosa di riduttivo, nonostante tutto c'è qualcosa di riduttivo nella parola persona. Nel mettere proprio il centro su questa questione di persona, probabilmente la persona, proprio per questa storia etimologica, la persona non è tutto. E io, per andare sempre ai miei soliti temi consueti a cui non manco mai di arrivare, pensavo all'amore. Quando ci si innamora, non ci si innamora di una persona, che ne dicano quelli, le femministe o quelli del politicamente corretto, dell'attenzione alla persona. Sì, c'è l'attenzione alla persona, ma non ci si innamora di una persona, ci si innamora di un mondo, di cui un essere umano, una donna, dal mio punto di vista, è il centro, è il centro che crea questo mondo, questa costellazione intorno a sé, ma non è soltanto persona. È un discorso un po' difficile questo. Credo che i rapporti in amore non siano rapporti fra persone, ecco, un'affermazione un po' forte questa, cioè sono anche rapporti fra persone, però ciò che fa l'amore, ciò che ci affascina nell'altro, non credo che sia la persona, credo che sia una vera costellazione, tutto un insieme di cose che trascendono anche la persona. E questo spiega anche perché si possa amare a distanza, perché si possa amare anche in assenza di relazione, io ne sono convinto, altri no. Probabilmente chi mette l'accento soltanto sulla persona, quindi su questo ruolo, su questa entità che decide, fa, crea, linguisticamente, no? Razionalmente, linguisticamente, no, non può capire l'innamorarsi in assenza di relazione. Non può capire neanche certi comportamenti di osmosi verso il mondo della persona di cui si è innamorati, della persona di cui si è innamorati, ma non verso lei, verso il mondo, verso tutto ciò che c'è intorno a lei. A me è stato chiesto perché mi piace camminare su un lungo Po a qualche isolato di distanza dove abita una ragazza che mi piace molto. Non c'è una spiegazione razionale, non è per incontrare lei, anzi cerco di evitarlo perché potrebbe essere una forma di stalking. Io di solito rispondo che è per respirare la stessa aria che respira lei e mi dicono sei pazzo e questo è possibile naturalmente, ma una spiegazione, volendo dare una spiegazione, perché moltissimi proprio non lo capiscono, non capiscono, dici tu fai delle cose controproducenti, fai delle cose che non tengono conto della persona, è vero, spesso l'innamorato fa cose che non tengono conto della persona, perché non è attratto dalla persona, ma è attratto dal mondo, che certo ha questa persona al centro come un sole, ma ha i pianeti che girano intorno. La donna amata non è solo quella persona, i nomi, le strade, l'aria, gli alberi, i passi dove ha camminato, tutto ciò che promana da lei, anche a prescindere, anche se lei non vuole, è un mondo quello di cui ci si innamora. E quindi, tornando al discorso
etimologico, la persona è davvero probabilmente l'idolatria quasi del ruolo, di ciò che noi costruiamo e siamo. In questo senso ha ragione chi dice che persone si diventa, però mi inquieta la cosa perché io ho una visione un po' diversa di queste cose. Io non sono la mia persona, ecco, non parliamo tanto di donne amate, che poi parliamo di me stesso. Quando io sono da solo in casa e ho freddo, per esempio stasera sono da solo in casa, forse un po' esistenzialmente ho freddo, a parte che è una sera fredda, e quindi in barba al risparmio energetico ho alzato sul 4 le valvoline dei termo, di solito le tengo sul 2, sul 3 per risparmiare. Alzata sul 4. E cosa c'entra questo? Sì, non è la mia persona che ha freddo, assolutamente, non è la mia persona che si sente sola. Cioè, la fame, la sete, il freddo e anche la solitudine, l'amore, le emozioni, ecco, non riguardano la persona, secondo me. Ho detto di nuovo una cosa un po' forte, ma certo va interpretata, persona è una parola che si è estesa talmente perché uno dice allora non riguardano l'uomo, non riguardano la donna, e no, c'è una distinzione. Ovviamente, poi è chiaro che questo che sto dicendo segue un filo di discorso etimologico che vuole dire delle cose. Va benissimo considerare la persona come il termine che indica l'essere umano che deve essere libero e rispettato. La dignità della persona, la libertà della persona, i diritti della persona. Attenti però che in senso stretto si rischia di escludere da tutto questo la dignità di chi non è persona, la dignità, i diritti di chi non è persona. E infatti tutto questo mondo intorno, questi colori che abbiamo, se fossimo solo persone, la vita sarebbe uno squallido teatro, appunto, poco fantasioso. Grigio anche, comunque limitato, limitato tra le quattro assi di un palcoscenico, e se anche questo palcoscenico fosse grande come il pianeta Terra, sarebbe comunque limitato. Noi abbiamo altri colori. Pensiamo anche al tempo, al finire, appunto ai limiti. Mi viene in mente anche la persona giuridica. Ora, la giuridicità, non mi interessa molto, ma in questo caso pensavo che la persona giuridica cessa con la morte. Persona giuridica è una persona che va dalla nascita alla morte, con i suoi diritti, doveri, possibilità. Dopo che sei morto, per esempio, non puoi firmare un contratto d'affitto, per dire, sì, è ovvio che non puoi, ma la giurisprudenza, la legge ci tiene a sottolinearlo, che con la morte cessa la tua persona. Non puoi più fare cose, non hai più diritti. Non si possono neanche più violare i tuoi diritti, a parte cose che, non so, il vilipendio di cadavere, il diritto a una sepoltura, ma non riguardano più la tua persona, riguardano le tue spoglie, che è un'altra cosa. Quindi con la morte la persona cessa, ma il suo mondo no. Se muore la persona, Dio non voglia, ma nella vita, a certe tappe, cioè, se muore la persona di cui io sono innamorato, non muore lei, non muore il suo mondo, non muoiono i passi che ha camminato, non muoiono gli alberi, le vie, i nomi, le luci, gli odori, le sensazioni. E quindi lei non è la sua persona, non è soltanto la sua persona, certo che al centro c'è la persona, ma capire che la persona non è tutto, lo so che è un discorso pericolosissimo. Ma lo faccio ugualmente. Capire che la persona non è tutto, da un lato permette di comprendere certe forme d'amore che di solito vengono attribuite ai poeti pazzi, di meno alle poetesse pazze, forse la donna è più legata alla persona. Gli amori non relazionali, insomma, appunto, quel pazzo che continua a cercare una dopo anni, magari le manda un messaggio dopo 6 mesi, così cercando di penetrare nel suo mondo.
perché è innamorato di quel mondo e a volte anche senza tenere conto della persona. Ovviamente se un essere amorevole, senziente e civile si darà dei limiti, altrimenti diventerà uno stalker o un molestatore. Però è interessante perché qui capisci le motivazioni. Cioè dicevo, quello è un mostro. Lei gli ha detto stai lontano da me e lui le ronza intorno. E certo che le ronza intorno perché respira il suo mondo, perché lei non è soltanto la sua persona. Il mondo che promaniamo, e qui dico un'altra cosa pericolosissima, ma lo riferisco a me stesso anche, il mondo che promaniamo non ci appartiene. Nel mio caso potrebbe essere un esempio validissimo quello che scrivo, che non mi appartiene, le mie poesie non mi appartengono una volta che le ho scritte, ma anche io, l'immagine di me che cammino per strada non mi appartiene. Se mi immaginiamo follemente, non credo che esista, ma ci fosse una donna follemente innamorata di me, che tutte le mattine si apposta in via Saccarelli all'angolo con via San Donato per vedermi passare. È comprensibilissimo, anche se a me di lei non interessa niente, oppure magari mi sta anche antipatica. Io capisco che faccia questo, perché respira il mio mondo, perché è innamorata della mia scia. La persona è un punto, perché il ruolo in fondo è un punto, no? Che cos'è che scriviamo in un romanzo, in un pezzo di teatro? Un punto che si muove, possiamo dargli degli attributi, ma quello che ci colpisce è la scia. Noi quando camminiamo lasciamo una scia, illuminiamo tutte le cose intorno, le coloriamo, le profumiamo. Chi si innamora di tutto questo, non soltanto della persona che fa tutto questo. Da qui si possono capire certe forme di amore che ai più razionali appaiono assurde. Capisco il pericolo di... E i pericoli mi diranno che giustifico lo stalking. Non è così. Ho premesso che bisogna non invadere la persona, però il fatto di essere attratti dal suo mondo e di cercare di frequentarlo, questo mondo per usare una metafora che mi è stata usata, diciamo, una volta contro di me, andare ad annusare dove una piscia, un po' volgare, ma comunque una volta una mi disse, tu sei sempre lì ad annusare dove piscio. E sì, francamente sì, perché non potendo annusare te, io vado nei posti dove tu hai pisciato, perché è un modo mediato di annusarti, perché sono innamorato del tuo odore, di ciò che da te promana, e quindi vado a cercare ciò di cui sono innamorato, e questo è assolutamente normale perché, come dicevano quei versi attribuiti, mi pare a Leonardo, anche se non ho mai capito bene se siano davvero suoi o se siano di quelle attribuzioni incerte, muoversi amante verso la cosa amata, e poi lo dice anche Dante in altre forme, lo dicono i filosofi, cioè qualsiasi amante si muove verso la cosa amata, cosa, dice cosa, attenzione, no, persona, non donna, non uomo. Cosa, entità, il termine più generale possibile. E quindi io mi muovo verso il tuo odore. Non posso assorbire questo odore abbracciandoti perché tu, la tua persona, non vuole, e io rispetto questo, altrimenti sarei un violento. Però vado ad annusare dove pisci. Perché questo lo posso fare, perché tu ormai sei passata oltre, lì hai pisciato, ma non sei più lì. E quindi io lì in quel posto, che è un posto di tutti, che non appartiene più a te, il posto dove hai pisciato, il posto dove... Andiamo un po' più sull'aulico, dove hai camminato, dove hai gridato, hai sospirato, oppure quella cosa che mi ricorda te per un semplice nome, esistono anche semplicemente dei nomi. Comprare una bottiglia di acqua minerale che ha il tuo nome sull'etichetta, questa cosa sembra assolutamente pazzesca, ma ha un senso. Ha il senso del mondo, ha il senso che la persona non è tutto. La persona è la regina di un suo mondo, è la libertà, dignità della persona. Quindi la dignità di questa costruzione umana che non è fisica, anche se sul fisico si appiccica per forza, no? Come il pensiero non è fisicità, il pensiero ha vita propria, no? Ci rimane il pensiero dei grandi pensatori, ma anche mentre siamo vivi, il nostro pensiero non è il nostro fisico, le parole che dico vanno,
ciò che penso esiste, va ad esistere fuori di me, può essere trasmesso ad altri, ma anche se non fosse trasmesso a nessuno, esiste lo stesso in qualche modo fuori di me, perché diventa un pensiero verbale, parole. E allo stesso modo anche questo, questa persona, questo ruolo che noi siamo, che costruiamo, no? Che diventiamo, forse la psicologia lo chiama io, ma non sono sicuro di questo, probabilmente sto dicendo una cazzata, non voglio allargarmi troppo, comunque quel qualcosa che noi siamo, che non è corpo, non è biologia, però alla biologia è legata, perché non ha un'altra sede in cui piazzarsi. Infatti, tornando alla persona giuridica, la persona giuridica cessa quando il corpo muore, cessa quella morte, cioè quella morte del corpo, non quella morte di qualcos'altro. Cessa perché non può che cessare. Ma il mondo intorno, il pensiero, il posto dove cammini, respiri e pisci, quello esiste persino dopo che sei morto. E io, e questo si considera più normale, meno pazzesco, andare nei luoghi dove si è stati con una persona amata che è morta, per esempio. Non c'è nulla di strano, ad esempio, che un vedovo, una vedova o anche un figlio o anche un amico vada con emozione in luoghi legati a una persona amata che non c'è più. Non c'è niente di strano in questo, eppure se ci pensi è assolutamente irrazionale, no? Perché tanto in quei luoghi non c'è quella persona perché è morta. Non è meno irrazionale che andare a camminare per una strada dove a volte passa una ragazza che ami, viva, ma con la quale non puoi avere un contatto diretto perché lei non vuole, e quindi non ci può essere una relazione interpersonale, ma questo non esclude assolutamente l'innamoramento. Quindi il discorso è ampio. Comunque, riassumendo, no, forse riassumere non è il mio forte, il fatto che ci chiamiamo persone ha una storia etimologico-filosofica forte, vuol dire che l'importante per noi non è, non siamo noi, non riesco a dirlo nella maniera più accettabile, ma siamo ciò che costruiamo, il personaggio, le parole, il bambino impara a parlare, in fondo uno che non imparasse a parlare sarebbe una persona. Dal punto di vista dei diritti in una società civile potrebbe anche esserlo, però come si formerebbe la persona? Appunto si forma, di più, di meno. Tutti dovrebbero avere però i diritti della persona, anche quelli che non diventano persone, quindi sono discorsi molto scivolosi e pericolosi, ma comunque la questione è che il fatto che ci chiamiamo persone vuol dire che abbiamo messo l'accento sulla maschera, cioè noi siamo maschere, siamo la maschera che costruiamo, poi sopra questa maschera ne metteremo altre, ma ce n'è una fondamentalmente, quella maschera che forse si chiama, forse gli psicologi chiamano io, e che comunemente si chiama persona, la persona che sono, quella che ho costruito, cioè la maschera che mi sono messo, la maschera che sono riuscito a costruire, a plasmare e a mettermi per essere quello che sono, la persona che sono, però non sono io, non sono tutto io. E quella ragazza amata non è solo la sua persona, io non sono solo la mia persona, tu non sei solo la tua persona, e meno male, perché la persona muore, perché la persona è noiosamente limitata. Io troverei terrificante che fossimo solo persone, è un discorso molto difficile, certo, però ci tenevo un po' a farlo, perché a volte si è semplicisti, no? Si dice la persona, sì, è chiaro che il 99% sì, quando si parla appunto in politica, anche nei rapporti esistenziali, nel mondo relazionale, la persona al centro, nel senso che non deve mai essere schiacciata la persona, però nello stesso tempo è importante per capire anche le nostre emozioni che non siamo solo persone. Io credo che molto spesso l'altro, chiamiamolo così,
che forse è un termine più generico di persona, no? L'altro, non l'altra persona, l'altro ci emoziona, ci turba, non con la sua persona, ma con il mondo che genera intorno, con ciò che promana, che è una cosa diversa dalla persona. Vabbè, ammetto che questo discorso un po' chiudo con una battuta. Non so se è una battuta, ma ho fatto tutto questo discorso per la persona, però prendetelo con le molle perché è tutto un discorso mio personale.